Capito? Capito? Cioè, tra le altre cose mi fa pensare che anche l'Inter poi nella realtà non abbia una società forte alle spalle. Il problema che ormai sta nascendo è, per esempio, la figura del dirigente all'interno di una società ormai viene presa sempre di più come: ok, Totti smette di giocare l'anno prossimo per la Roma, fa il dirigente. Zanetti, bandiera dell'Inter, più di 20 anni all'Inter, fa il dirigente. Cioè, fare il dirigente non vuol dire essere stato importante o avere un peso nella società. Fare il dirigente vuol dire fare un mestiere, ok? Zanetti, che senza nemmeno confrontarsi con il resto della dirigenza o con la presidenza, vai a dire quelle cose. Che tra l'altro, cioè, un Zanetti che mi dice verrà tolta la fascia di capitano Icardi, e poi un Ausilio che mi dice non verrà tolta la fascia di capitano Icardi, mi fa capire che il problema, oltre a Icardi, nell'Inter è proprio l'Inter, cioè è proprio la società. Perché un dirigente non può mai esporsi in questo modo parlando singolarmente, perché il dirigente, tu in quel momento stai rappresentando la FC Inter, non stai rappresentando Javer Zanetti che dice qualcosa a riguardo. Cioè, tu non sei un opinionista, tu sei un dirigente. Quindi nemmeno quello mi è piaciuto, però poi ognuno si muove e dice quello che vuole. Ma appunto, cioè, io poi penso sempre a quelle società di riferimento che abbiamo, no? Io penso che in Italia siano, ne so, una società come la Juventus, come il Sassuolo. Secondo me alla Juve, se Dybala non se ne esce con sta cosa, secondo me, perché secondo me quel libro, prima che vada in stampa, l'ha già letto Marotta, anche Dybala l'ha portato in società, l'hanno letto, riletto, eccetera eccetera. Come due anni prima sto per fare un'autobiografia. Come, tra le altre cose, se posso pensare invece a casa nostra, Totti non rilascia quelle dichiarazioni così. No, capito? E questa è la storia. Quindi va là e allora si trova all'interno Totti, secondo, però molto dire una cosa magari un po' che cioè, Totti c'ha molto più potere mediatico e non nella società rispetto a un Icardi che è fortissimo eccetera, però c'ha 23 anni. Beh, sì. Da 3 anni. Cioè, Totti penso veramente che sia la decima persona più importante di Roma. Sì, più influente. Totti, secondo me, cioè, basta pensare che a Totti, per dire quello che pensa, non serve dover scrivere un libro e racchiudere tutto là. No, certo, cioè, bastano due parole. Io penso anche a quello, che a Totti non gli serva neanche andare a scrivere 200 pagine di libro per raccontare quello che pensa. Certo. Totti è sempre stato in tutto quello che fa, ma anche per esempio negli incontri con i fan, no? Io ho visto l'altra volta un video che mi ha molto fatto pensare a riguardo proprio della persona Totti, e non parlo né di calciatore né di figura mediatica, proprio a Totti che ha ricevuto, non so se l'avete visto, il quadro da quel tifoso napoletano del suo ritratto, e Totti gli dice proprio no, ma se non mi piace io te lo dico, e poi lo apre e dice ammazza che bello è tutto. Quello mi fa capire che Totti è una persona alla quale non gliene frega di nulla, perché tanto sa che quello che dice lui deve andare bene, ma giustamente deve andare bene perché ha dato e ha fatto troppo. Quindi poi vabbè, ovviamente sono anche discorsi diversi, Totti e Icardi non si può neanche anche diciamo che secondo me Totti dovrebbe avere una dovrebbe sentire su di sé una responsabilità maggiore, perché sa che sta dando da mangiare agli sciacalli quando parla, quindi deve stare molto attento. Poi secondo me non lo fa mai con cattiveria, perché no. Totti, appunto, mettendo te, secondo me è una persona buona, e io l'ho detto e lo dico chiaramente, secondo me ha un carattere ben diverso da De Rossi, cioè due persone molto diverse. Io in Totti difficilmente riesco a vedere il dolo, in De Rossi più volte lo vedo e lo accuso, secondo me, personalmente. Ora facciamo sempre un po' di etrologia. Detto questo, invece, andiamo un attimo alla pausa musicale e poi torniamo a parlare di Roma. E allora andiamo alla pausa musicale con il nuovo singolo uscito ieri di Lucianone Ligabue, Made in Italy, e ci sentiamo tra un po'. Canzoni d'amore.
che stringe l'insegna, c'era una volta. È un treno che non ferma mai, non cambia mai, non smette mai. È un treno che non è mai stato una volta in orario. Tutte queste vite qui nel Made in Italy. Queste lune il fuoco come si appicca. G come giungla, la notte comunque si allunga, le regole sono saltate, le favole sono dimenticate. G come guerra, e giù tutti quanti per terra, non basta restare al riparo, chi vuol sopravvivere deve cambiare. Ti è contro, ti porta alla luce, non riesci a distinguere tutti i nemici. È proprio quando ti senti un po' in pace che sa presentarsi la bestia feroce. Anche fra loro si stanno sbranando, non hanno fame ma mangiano intanto. È l'abitudine che li mantiene così spietati, così senza fine. G come giungla, la notte comunque si allunga, le regole sono saltate, le favole sono dimenticate. G come guerra, e giù tutti quanti per terra, non basta restare al riparo, chi vuol sopravvivere deve cambiare. Occhi arrossati, narici imbiancate, denti sbiancati, ghigni tirati. C'è un'altra guerra in sala riunioni, da cui comunque tu resti.
resti fuori. Quanto fuori, mai quanto basta nascosto. Potresti essere il prossimo, oppure il prossimo pasto. E puoi urlare che tanto la giungla soffoca la tua voce, però ti lasciano contare su tutti quei mi piace. G come giungla, la notte comunque si allunga, le regole sono saltate, le favole sono dimenticate. G come guerra, e giù tutti quanti per terra, non basta restare al riparo, chi vuoi sopravvivere deve cambiare. Questo nostro rimasuglio di un'intesa, Teresa, è giusto che ora ti levi di dosso tutta la vita mia, come facevi, ma troppo spesso. E rieccoci qua alla Dana De Lupi, scusate per la pausa senza musica, una defaillance del nostro desk dal quale operiamo. E torniamo però qua in diretta, torniamo alla Dana De Lupi su radionomafutura.it, torniamo a parlare del campionato, insomma. E rifacciamo il punto della situazione. E c'è sicuramente da parlare di due rinnovi che, insomma, all'orizzonte interessano la Roma. Da un certo punto di vista possono anche spaventare. Sono quello di Nainggolan e di Manolas. Nainggolan sta trattando per il rinnovo attualmente al contratto fino al 2020 e sta trattando per un ulteriore rinnovo. Alessandro, ti chiedo, un giocatore che ha rinnovato l'anno scorso, se non erro, no? Nainggolan, sì. Ha senso, cioè, perché chiedono, perché insomma c'è bisogno di rinnovare ulteriormente il contratto? Ha richiesto un'altra volta l'aumento. Il rinnovo. No, l'aumento penso sia implicito, però ha chiesto il rinnovo, insomma. Beh, sì, quando si chiede il rinnovo, insomma, poi di solito si va per l'aspetto economico. Insomma, ancora nel 2020 parlavo tra 4 anni. Vi farei vedere la faccia di Alessandro in questo momento, distrutta, abbattuta, triste, disperata, umiliato quasi. Guarda, il motivo, cioè, è quello umano, quello del Isord. Sì, ho capito, però a distanza di un anno dal rinnovo, richiedere il rinnovo fa quasi ride, insomma. Sì, però. Lì però il problema è anche societario. È sicuramente bravo, sicuramente anche societario, quel, diciamo. Perché la società non può dare la possibilità a tutti quando vogliono di sedersi al tavolo e poter trattare, perché. Certo. Cioè, un contratto a quello serve anche, se ci pensiamo. Un contratto serve a stabilire spese, benefici e durata. E durata, certo. Ma io vi chiedo, se lo sapete, c'è una clausola rescissoria? No, su Nainggolan. Cioè, questa è un'altra cosa assurda. Cioè, un giocatore come Nainggolan, insomma, che la Roma ha rischiato già di perdere, di sacrificare. Poi è stato sacrificato, tra virgolette, Pjanic. Però lui ha detto no, eh. Ma lui ha detto no, a me non me ne importa niente, lui ha detto no, cioè tu come